Quanto contano e quali sono i punti più importanti del suo programma, quelli imprescindibili per lei? È un programma ricco di punti che vanno letti con una doppia chiave di lettura. Innanzitutto il punto fondamentale è rappresentato dal vulcano che io voglio realizzare a Borgoforte al posto dell'inceneritore. Voglio creare un vulcano andando a trivellare in profondità fin sotto la crosta terrestre dove c'è il magma, farlo risalire in superficie, accumularlo in una camera magmatica e poi da lì gestire in qualche modo le eruzioni. Il cono vulcanico crescerebbe fino a diventare talmente alto da dominare il panorama, dovrebbe diventare un landmark tipico di Piacenza, entrare a far parte della piacentinità e aggiungo, su suggerimento di altri candidati, dovrebbe essere anche un posto nel quale i piacentini possono fare trekking e magari sciare. Altro punto? Altro punto importante è il Gran Premio di Formula 1, io lo voglio riportare a Piacenza. A Piacenza, ricordo, ha esordito la Ferrari ed è quindi estremamente importante spingere in questa direzione. Il mio Gran Premio però sarà un Gran Premio molto più spettacolare degli altri, nel quale un tratto sarà a doppio senso, in modo da consentire ai bolidi di potersi schiantare frontalmente l'un con l'altro, ovvero il gran premio più pericoloso e spettacolare del mondo. Gliene chiedo un altro, dove arriviamo? Possiamo arrivare alla piscina da 1500 metri, ovvero al vino dotto per portare il vino direttamente nelle case e consentire quindi un consumo particolarmente elevato. Aggiungo poi il casinò che dovrebbe essere da corollario al Gran Premio per trasformare Piacenza non in una piccola ma in una grande Monte Carlo. L'unica differenza sarà che a premiare il vincitore del Gran Premio non sarà il principe ma sarà il sindaco, cioè sarò io, sarà Torre Sindaco.